spezzare, isolare e analizzare un'opera d'arte. Sono partite da questo concetto le due classi del Liceo San Benedetto nel curare la mostra inaugurata questa mattina nella chiesa di San Sisto. Attraverso una raccolta di interviste impossibili e l'elaborazione di pagine di quotidiani immaginari, La forza dell'immagine, questo è il titolo della mostra, vuole sottolineare il ruolo simbolico e comunicativo dello sguardo, analizzando la Madonna Sistina di Raffaello. Ci siamo accorti quanto l'immagine sia potente, no? L'immagine di Raffaello è stata smembrata, tutte le sue parti ormai vivono autonomamente e sono comunque molto forti. E quindi tutte le immagini che ci circondano, no? ci comunicano qualche cosa. Forse ormai non ce ne accorgiamo più, ma hanno comunque un ragionamento da cui scaturisce un'immagine forte che ci comunica un messaggio. Cos'è emerso da questo lavoro? È emerso che innanzitutto è stato un ottimo lavoro per l'unione della classe, perché eravamo divisi in gruppi e è stato bello anche confrontarsi con gli altri per decidere cosa scrivere e anche per capire come si forma come si forma un affresco, perché alla fine noi abbiamo studiato prima come si forma e poi come è stato realizzato l'affresco di Raffaello. A corollario dell'iniziativa, un incontro pubblico tra arte, storia e comunicazione. La forza dell'immagine oggi praticamente non esiste più, è confusa, c'è il caos, quindi siamo immersi in questa non coscienza della realtà e allora bisogna fare di tutto e la scuola dovrebbe fare di tutto per fare capire ai ragazzi che noi abbiamo i sensi e quindi i sensi dovrebbe essere una materia, l'educazione dei sensi, importantissima. Io ho sempre lavorato sull'assenza, spesso sull'assenza dell'immagine, giocando sul frammento e lasciando libero un grande spazio che forse è il luogo dell'infinito.